Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati sul canale di coppia. Davide, Chiara, Channel. Allora, siamo arrivati ad Arese, che finalmente andiamo alla Tuna a ritirare le bomboniere. Allora, ci siamo confessati stamattina, è stata una cosa molto bella, molto toccante, intima, e mi sento... Io mi sono emozionato. Mi sento meglio. Anch'io mi sento come... E comunque so che il Signore mi ha perdonato e quindi io adesso mi posso anche perdonare per le cose. Non ti emozionare. No, no. Anch'io mi sono tolto un macigno che avevo. È veramente... È stata una bella cosa confessarci. Sì. Pensavo che era... Sapete le classiche confessioni che si fanno... quando si va in chiesa prima di prendere l'ostia? Questa è stata diversa dalle altre, infatti gli ho detto anche a Don Roberto, lui è stato contentissimo, io praticamente gli ho detto tutto senza aver vergogna e mi fa non ti preoccupare perché Dio ti perdona, ti assolvo, e poi mi fa vai a dire qualcosa, una preghiera di tua spontanea volontà senza dire, cioè lui non mi ha detto devi dire dice Ave Maria, ma ha detto vai, siediti, stai il tempo che vuoi, di quello che ti senti proprio. È vero, e ho detto le cose che mi sentivo di dire guardando il crocifisso. Adesso siamo entrati dentro il centro commerciale e niente, ritiriamo le bomboniere, poi andiamo un attimo da Primark perché deve prendere una maglietta Chiara, sì, degli degli ometti rosa. Perché mi mancano gli ometti rosa. E poi che dici, riesco ad andare al parrucchiere oggi? Sì, guarda, fai vedere là. Guardate che bello. Bellissimo. No, niente, è sparito. C'era una cosa gigante, gioco con noi a Monopoli, bellissimo. E niente, oggi vado dal parrucchiere appunto perché poi... Domani non si può. Venerdì. Ah, ecco, fai vedere, guardate, guardate. Guardate che bello. Bellissimo. Stavo dicendo che adesso vabbè, ritira le bomboniere. Vieni qua, amore, fatti vedere. Futura sposa. Futura signora Norimberto. Che andiamo a ritirare le bomboniere. Facciamo un salto veloce da Primark, vero amore? Sì. E poi vado dal parrucchiere. Io già ho fatto la mia dose di pianto stamattina proprio per l'emozione. Ma mi sono emozionata anch'io, sia dentro con Don Roberto che fuori. Niente, adesso ragazzi appunto andiamo a ritirarle, andiamo da Primark, poi vado dal parrucchiere e poi vediamo, cioè giri non ne dobbiamo fare più. No. Abbiamo praticamente pagato tutto. Gli ultimi acconti, venerdì parrucchiere e poi... Guardate che bella questa confezione qua, queste qua sono praticamente le bomboniere per i testimoni e una è gli sposini da mettere sulla torta. Queste qua le facciamo vedere perché sono chiuse, quindi guardate che bella confezione. E tra l'altro la confezione, il devoto per la confezione, 7 euro. Li abbiamo andati alla Tuna, ma all'associazione Onlus, quindi li abbiamo messi nel cosino apposta. Allora, ripetiamo, questi due grandi sono per i testimoni e quello lì sono i due sposini che sì, andranno sulla torta che poi ce li riprendiamo. Mi sono fatta impacchettare così perché comunque mi piaceva troppo il fiocco. E poi qua abbiamo le bomboniere, che non vi faccio lo spoiler, però vi faccio vedere solamente il centro per farvi capire che è bello. Guardiamolo. Guardate che bello. Aspettate. Poi non capisco perché Chiara è Davide e non Davide è Chiara. Vi faccio poi dopo, vi faccio lo zoom così non vedrete il resto. Bellissimi, guardate. E poi Chiara non si frega. Ah sì, ne ho approfittato per prendere due cosine. Allora, siccome abbiamo preso Dyer Hobbs, ci aveva preso i bicchieri, abbiamo preso altri due confezioni italici. No, abbiamo preso tre confezioni, allora, così tre. Abbiamo servito da 8. Un diffusore e una brocca. La bottiglia dei flut, il regalo due gattini e poi un diffusore buonità, un profumo buonissimo. Insomma, Chiara, quando è entrato un... non si riesce a... è come Primark. Adesso devo trovare posto per questi. Mettiamole dietro così non schiacciamo le bomboniere. Esatto. Sedile dietro, amore.
Guardate qua il Monopoli gigantesco. Gioca veramente con, cioè, tu questo con le caselle, che bello. Tu saresti la pedina. Che bello! Ma guardate qua che roba. Pedine, guardate i dadi. Che bello, qua c'è la carla. Ah, la, il gabbio, c'è il gabbio! Che bello! Imprevistibili sono quelli e questi. Probabilità questi qua, imprevisti quelli e qua è classico, è classica tabella. Allora ragazzuoli, situazione. Chiara mi ha detto andiamo da Primark che devo solamente acquistare gli appendini e una maglietta di con Giada e tutti gli altri, andiamo da la Primark. State sentendo adesso l'in qua. Allora ragazzi, Chiara mi ha detto andiamo da Primark, ma faccio, stai registrando? Sì. Chiara mi ha detto andiamo da Primark, faccio un sopralluogo, vedo le cose che mi piacciono, che poi il giorno 26 non so come faremo, ci organizzeremo, verremo qua con i nostri moderatori e con Giada perché vogliono vedere Primark. Adesso vi faccio vedere una bella cosa. Allora, naturalmente quando entra da Primark io non la posso tenere perché mi... Sì, vabbè, però tu sei proprio a guardare il pelo nell'uovo, scusa. E poi mi ha detto, amore, aspetta che entro un attimo da GameStop che devo solo vedere. Uguale, stessa cosa detta da Primark. Questa è la mia settimana del matrimonio, anche tua, vabbè. Cioè, quindi i risultati sono questi. Mi devo gratificare, eh sì, eh sì. Io praticamente non ho preso una mazza. Tu perché... sei comprato le sigarette, amore. Ah, scusa. Vabbè, potete capire che io perché non sopporto Primark. Questa volta però si è tenuta leggera. È un miracolo. Però quando verremo con Giada i moderatori, io non, io mi rifiuto. Ah, questo qua anche così lo posso mettere qua, questo invece dobbiamo metterli dietro perché non ci stanno qui. Togliti. Possiamo andare, amore? Ah, avete addirittura chiuso il bagagliaio, ragazzi. Tieni questi che li mettiamo dietro per vedere che non ci sta più niente già, cioè, dietro. Guardate di cos'è. Vabbè, quelli sono i sacchetti che usiamo per fare la spesa, ma mi sono dimenticato di portarli su. Il sacchetto dell'atum? Il sacchetto dell'atum che vi ho fatto vedere prima. Cioè, ah, praticamente... anche quello per gratificare. Ah, sì, perché ha fatto acquisti anche dall'atum. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Rimanete sintonizzati. Ragazzi, io sono praticamente arrivato al Metropoli. Sto cercando parcheggio, meno male che adesso se ne sta andando via una macchina perché... è pieno il parcheggio, non so come mai, siamo in settimana, c'ho una macchina dietro che c'ha le quattro frecce parcheggiata sperando che esce. No, niente, c'è un signore che è salito in macchina, mo è risceso, non so a far che cosa, sto controllando, forse ha preso una multa ma non penso. C'è un altro che sta per uscire però è, diciamo, messo in curva. Non so se è proprio messo in curva, ma qua nessuno esce, hanno tutte le quattro frecce pronti per uscire e io so, ecco, quello che è dietro sta uscendo finalmente, anche quello davanti, adesso vediamo dove infilarmi, non è questo il problema. Ecco, è uscito prima quello, ora mi infilo qua dentro. E voilà, sono riuscito a entrare. Qua i parcheggi sono stretti, però fa niente, tanto devo fare una cosa veloce, anche se la lascio, però anche questo sulla macchina c'ha un foglio, devo capire cos'è, perché sapete, in un centro commerciale sono parcheggiato normale e non voglio prendermi la multa, non capisco cosa stia succedendo. Adesso guardiamo un attimino, sperando di non trovarci la sorpresa.
Sì, ragazzi, ho controllato ed è una multa che c'ha su due macchine. Devo fare assolutamente veloce. Sapete, prendere una multa così non è che mi piace molto. Adesso sto entrando al centro commerciale e devo fare una cosa molto veloce, perché non voglio prendere la multa. Bene amici, avete visto, alla fine mia moglie mi ha fregato per bene, ma comunque se lo merita e l'ho fatto molto volentieri. Ed è giusto che si sia presa due cosine da Primark. Io shopping lo farò quando saremo tutti quanti con i nostri amici. Bene ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Chiara è molto scaltra. Era una perla di saggezza che volevo dire, non so neanche cosa sto farneticando. E vi ricordo di iscrivervi in massa al canale di Coppia Davide Chiara Channel, all'Instagram di Coppia Davide Chiara 81, tutto scritto in minuscolo e tutto attaccato, al canale Chiara d'Alessandro, al canale Chiara d'Alessandro SMR, al canale di Instagram Chiara d'Alessandro 78, tutto in minuscolo e tutto attaccato. Io vi mando solito bacione, solito ia e ciao!